vero e proprio scrigno di fede e di arte, si legge così nella home page del nuovo portale della Chiesa dei Santi Jacopo e Martino a Uzzano Castello, uno scrigno che merita di essere conosciuto e apprezzato da tutti gli amanti della bellezza. È una chiesa del 1200, le opere che ci sono dentro sono parecchio e anche importanti. C'è ad esempio una statua di Giovanni della Robbia, c'è un crocifisso ligneo del 1320 più o meno del maestro di Camaiore, ci sono molti quadri di manieristi, fra cui i Geminiani, due affreschi importanti, uno della scuola del Bicci di Firenze, uno della scuola del Sodoma di Siena, un'acquasantiera importante e antica e uno stupendo fonte battesimale di marmo col coperchio in legno intarsiato che fu donato nel 1635 alla chiesa dai parrocchiani, presumo, e quando diventò arcipretura. Con questo intento, due anni fa, è nato il Comitato per la tutela e la valorizzazione della Pieve di Uzzano. In collaborazione con la parrocchia, l'obiettivo è anche quello di proseguire nei lavori di restauro al complesso parrocchiale e alle numerose opere d'arte che qui sono custodite. Sia da un punto di vista religioso che da un punto di vista anche culturale si cerca di farla vivere, di farla continuare, diciamo, nella sua vitalità. L'amministrazione comunale in questo caso non può altro che essere riconoscente al comitato per l'attività che fa e anche il segnale di aver costituito un sito appositamente creato è un altro segnale molto importante che viene data e che anche a noi amministratori ci pungola un pochino per dare sempre il meglio per la valorizzazione. Questa è la cappella dove c'è la Madonna del Buon Consiglio che fu regalata dal Papa all'allora parroco Ansaldi nel 1700. Qui venivano fatti i matrimoni fino alla Seconda Guerra Mondiale, ma anche negli anni 50 i matrimoni venivano fatti in questa cappella perché la Madonna del Buon Consiglio portava fortuna ai matrimoni.